Non solo accampamenti e rievocatori, tra i protagonisti degli allestimenti in centro storico ci saranno anche gli esercenti. Grande adesione dei commercianti che per la quasi totalità hanno deciso di partecipare a quella che sarà una trasformazione storica del centro città. Drappi bianchi, raffigurazioni della Dea Fortuna, raso e tanto altro caleranno su Corso Matteotti, vie e piazze limitrofe, trasformandoli in un decumano antico e facendo rivivere la storica Fanum Fortune. Questo è il frutto di un impegno condiviso che porterà ad un cambiamento radicale del centro storico. Dal 9 al 15 luglio, infatti, potremo vedere quasi tutti i negozi allestiti a tema e soprattutto gli esercenti stessi accogliere i clienti in abiti romani. Un grande colpo d'occhio sarà ancora più suggestivo nei giorni di mercoledì e sabato con il mercato cittadino. Sì, perché anche i venditori ambulanti hanno aderito alla proposta, assicurando che durante la settimana dedicata alla Fanum de Cesari si presenteranno in abiti romani e cercheranno di allestire al meglio le proprie bancarelle, così da trasformare il classico mercato cittadino in un antico e vivace mercato romano. Una grande risposta, commentano gli organizzatori, che arriva da un settore della città che ha capito l'importanza di fare rete e di lavorare insieme per la riuscita di quello che sarà un grande evento.